Buonasera a tutti, ben ritrovati qui al Parafiera per dare l'inizio ufficialmente alla stagione della pallacanestro 2014-2015. Arriviamo qui a questo fine settembre al termine di un'estate che è stata noiosissima, proprio una palla, non è successo praticamente niente, la solita roba, i soliti discorsi, e invece non è vero, perché è stata un'estate molto movimentata e che ha avuto che è ruotata intorno a un cambio di proprietà che porta la Pallacanestro Forlivese, la Fulgor Libertas Forlì, come prima squadra della Pallacanestro Forlivese, a riproporsi nel campionato di A2 Gold con grandi obiettivi e con la volontà di riportare in alto il basket forlivese. Allora, un applauso alla nuova Fulgor Libertas, grazie. Allora, in queste settimane c'è un manipolo di persone che con i miei occhi ho visto sbattersi e darsi veramente senza alcuna remora per portare avanti la costruzione di una squadra e l'implementazione da capo, direi, di una società nuova con obiettivi che vogliono, in linea teorica, ma noi speriamo anche in linea pratica, essere di alto profilo. E io quindi direi che potremmo andare a presentarvela. Prima però, siccome uno dei fulcri intorno ai quali si è mossa questa nostra società è quella di la rivalutazione e la riscoperta di quella che è la tradizione della pallacanestro forlivese, quindi anche attraverso il recupero di alcune persone che in questi anni magari erano andate un pochettino in ombra e che invece tornano protagoniste, questa sera qui abbiamo anche in veste di spettatori alcune persone che hanno scritto piccole o grandi pagine del basket forlivese, non solo della Fulgor Libertas. Io adesso chiamo 3-4 persone che prego di alzarsi per prendersi un applauso, cominciando da Renzo Pinasco. Si alzi. Ecco qua, questa è la storia del basket forlivese. Poi, in onore della cartellina rispolverata per l'auspicio di una grande stagione, Corrado Fumagalli, eccolo là. Era il pivottone della mia primissima Johnny Colombani, Vincenzo Nunzi. Ma chi era l'allenatore di Vincenzo Nunzi quell'anno? Piero Pasini. Bene, allora, alla mia destra, come vedete, hashtag alza la cresta, è la, come dire, l'etichetta che segue la campagna abbonamenti della Fulgor Libertas. Allora, voglio, sondaggio al volo. Chi ha fatto l'abbonamento al momento? Chi non l'ha fatto invece? Malfidenti. Allora, per chi non avesse fatto l'abbonamento e si domandasse come faccio a fare l'abbonamento tutti i giorni, biglietteria del Palafiera dalle 17 alle 20, più il sabato mattina se siete particolarmente indaffarati. Abbonamenti a partire da 80 euro per il settore dei ragazzi là sopra, che saluto, gli Ultras Forlì, quartiere Caossi, ciao ragazzi, e a salire fino al parterre VIP da 750 euro che vi porta a cena con la squadra, bene, al termine della partita. Allora, musica DJ Checco Tassinari, chiamo come proprietaria presidentessa, la presidentessa, diciamocelo, più bella del basket italiano, Mirella Chirisi. Avanti, avanti! Allora Mirella, benvenuta, sei a Forlì da un mesetto circa in questa nuova e credo stimolante avventura. Impressioni da raccontare al tuo nuovo pubblico?
Buonasera a tutti. Brava! Chiedo scusa, mi sono fatto prendere un attimo dall'euforia. Prego. Innanzitutto mi trovo benissimo qui a Forlì. Come ho sempre detto e ripeto, ho preso questa... ho preso questo incarico, questo incarico per la passione di questo sport. Mi prenderò tutte le responsabilità e darei il meglio di quello che posso per la nostra squadra e per la città. Molto bene! Obiettivi, adesso tra una quindicina di giorni la squadra comincia ad andare in campo, vogliamo provare a vedere di vedere tante vittorie e magari in primavera chissà regalarci un impianto pieno provando a vedere di vincere il campionato, che dici? Ce la possiamo fare? Allora, noi non poniamo limiti perché non abbiamo obiettivi concreti. Come no? Ok, scusa. Noi sappiamo una cosa certa, che questa squadra saprà fare saprà del suo meglio. No, farsi valere. Molto bene, senti, bene. Ti volevo chiedere una cosa qui proprio tra me e te, quel timidone del tuo marito è qui stasera, lo aspettiamo, arriva, no, non è, non lo so, non è annunciato, benissimo, ma separazione proprio, no. Siete ancora insieme, perfetto. Non lo so. Ottimo, un applauso a Mirella Chirisi, grazie. C'è qualcosa? Allora Mirella ci teneva a dire che cosa si aspetta dal pubblico. Beh, intanto un migliaio di abbonati sono già arrivati, quindi questa è una dichiarazione di fede importante da parte della piazza. E poi cosa ti aspetti? Allora, mi aspetto partecipazione, affetto per questi ragazzi, perché più gente ci sarà, più sarà calore e entusiasmo per questa squadra. Bene, grazie Mirella. Grazie mille. Grazie. Insomma. Allora, andiamo invece sul piano un pochino più tecnico. Forlì, come sapete, si è dotata quest'anno di un team, di uno staff tecnico dirigenziale di altissimo profilo. Adesso quello che vi presento è la persona che con più impegno si è data da fare alla costruzione della squadra e devo dirlo sta facendo completandola negli ultimi pezzi mancanti. È nato nel 1962 a Washington, quindi americano di nascita. Poteva scegliere se fare il presidente degli Stati Uniti o mettersi nel basket. Fare il presidente degli Stati Uniti sarebbe stato troppo facile, era già lì sul posto, ha scelto di lavorare nel basket. È stato l'assistente storico di una persona che tra poco conoscerete, ha allenato da head coach Virtus Bologna in Inghilterra e in Austria e da assistente Virtus Treviso, Pesaro, Verona, Roma. Uno che il basket di alto livello, insomma, l'ha proprio masticato e visto. Vi presento il direttore tecnico della Fulgor Libertas, Lino Frattin. Buonasera Lino. Ciao a tutti, buonasera. Come andiamo? Settimane leggere, dai, ci si rilassa, ci si riposa, sì, non si fa niente, no? Relax. Telefono sempre spento, immagino. Mai, ricaricato 3 volte al giorno. Se hai l'iPhone sei fregato perché alle 11 del mattino quello ti tradisce. Terribile. Allora, scherzi a parte, squadra diciamo per tre quarti fatta, l'ultimo pezzettino
che manca, però è forse quello determinante che, che può determinare se questa squadra farà un campionato di un tipo o di un altro. Cominciamo con quelli che ci sono. Intanto l'orgoglio, credo, per aver portato alcuni giocatori veramente importanti alla Fugo Libertas. Sì, credo che sia importante il fatto di avere giocatori di grande esperienza con allo stesso tempo giocatori molto promettenti, e questo equilibrio, questa commistione tra queste due caratteristiche credo sia una cosa importante che può darci qualcosa di più, perché i giovani avranno la possibilità di crescere con l'esperienza dei più esperti. Bene, buona parte delle persone che sono venute qui stasera sono molto curiose di sapere come il roster va a completarsi. Allora, dacci un aggiornamento su questi tre atleti, a che punto siamo con Abbott, l'americano, del quale mi pare di aver capito aspettiamo solo l'arrivo, Zizic, il pivot croato, e infine Antonutti, che portacelo qua, perché insomma glielo vogliamo dire, te la stai tirando, vecchio, dai. Magari fossi io. No, allora, tornando, per quanto riguarda Abbott, stiamo aspettando il numero di protocollo dal CONI, che interessante, questo è interessante, consente, sì, che consente al giocatore di andare all'ambasciata o al consolato a Los Angeles, prendersi il suo visto e arrivare direttamente a Forlì. Quindi ci stanno lavorando. Arrivo previsto metà prossima settimana? Io spero per metà della prossima settimana di averlo qui. Zizic, accordo in sostanza fatto, ovviamente c'è un discorso di distanza chilometrica con Zagabria, quindi non poteva essere qui questa sera, ma l'accordo è in sostanza fatto. Virgola, poi dopo ti lascio stare, Antonutti. E anche Antonutti, l'accordo c'è, ovviamente c'è il discorso che deve regolare lui in uscita da Reggio Emilia, ma è anche quella questione di qualche giorno. Li consideriamo via ufficiosamente tre del gruppo? Sì. Bene. Oh, un applauso! E allora, complimenti a Lino Frattin, che ha messo insieme una bella squadra, poi naturalmente il campo dovrà confermare o al limite dire che la squadra è bellissima, come tutti ci auguriamo, auspichiamo. Ma io credo che ci siano i presupposti per fare una bella stagione, una stagione che riporti un bel livello di pallacanestro a Forlì, ed è qualcosa che credo anche voi state aspettando. Molto bene, grazie a Lino Frattin. Grazie a Lino Frattin. E allora, adesso andiamo sullo staff che in queste settimane è a fianco e collabora con Frattin e con tutto il gruppo dirigenziale Fugo Libertas per mettere i giocatori nelle condizioni di allenarsi e prepararsi al meglio in vista della stagione entrante. Qui torniamo al discorso di prima, la rivalutazione, la riscoperta di persone che hanno fatto buone cose per la pallacanestro forlivese. Classe 1962, classe 1955, chiedo scusa, brindisino, ma forlivese adottivo, dal 76 all'82 è stato giocatore della Jolly Colombani e della Recoaro, papà d'arte, diciamolo, di due bravi ragazzi che giocano piuttosto bene anche nelle minori, è il team manager della Fulgo Libertas 2014-2015 ed è Maurizio Solfrizzi! E allora facciamo battere il cuore un po', vedo che emozione tornare qua, sì. Ma vedo anche tutti i tifosi di vecchia data del Basket Club Marini che hanno visto, diciamo, il basket, Daniele Bravi, la Gazzoni e tutti gli altri che si scaldano quando vedono questi giocatori, perché ricorda, immagino, loro forse i primi anni che andavano al palazzo. Sì, speriamo di riportare tutto quanto ai vecchi tempi, cercando di formare un gruppo che ai tempi diede tanta soddisfazione. Bene. A noi. Ma te dove eri finito? T'han ripescato, t'han riscoperto, te l'hanno dimenticato tutti? Ero nascosto. Tra le bancarelle del mercato eri nascosto. Molto bene, ero nascosto. Sebbene visibile, però ero nascosto. Sebbene visibile. Senti, ma pare che mi dicono che giochi ancora, cioè stai continuando a giocare a tennis, vedo sì, un fisico. Tennis, quanti calcetto. Anni hai? Quindi sono la sottrazione 2014. 39 compiuti già da un po'. Vabbè, ci mettiamo la firma a tutti, guarda, la pancia niente, che roba, vabbè.
Allora Maurizio, raccontaci cosa stai facendo con questa squadra, che gruppo sta venendo, tu lo vedi, ci vivi? Sì, sì, io ci, ci vivo, vivi la quotidianità? Come, io come ci vivo tutto il tempo che posso, perché sono ragazzi meravigliosi che ho conosciuto per la prima volta da un mese, però mi hanno dato un sacco di aiuto, tante soddisfazioni, perché quando li vedo mi sembra di vedere i miei figli, quindi per me è una soddisfazione doppia. Ok, c'è un giocatore, un ragazzo, un atleta che... Prego, prego, accomodatevi. Ti volevo chiedere, c'è un atleta, un ragazzo in particolare che ti ha colpito, che ti ha stupito per una qualche ragione? No, sono tutti allo stesso livello. Io non parlo come gli allenatori, non posso dire niente. Non parlo dei singoli, parlo del gruppo, va bene. No, io sono veramente nella posizione che veramente sono tutti uguali, dal primo all'ultimo. Molto bene. Tu hai un assistente che ti sta dando una mano, vero? Lo vogliamo chiamare? Certo. Musica maestro Gabriele Novak. Allora, Gabriele Novak è uno di quelli che è nato e cresciuto pensando un giorno che avrebbe voluto vivere una grande serata sul parquet del Palafiera, magari da giocatore, ma non è stato possibile, noi ce la siamo fatta lo stesso qui. Esatto. Allora, come sta andando questa esperienza al fianco di Maurizio? Molto bene, è una persona stupenda. E... prima però non ho mai detto così dietro le quinte. Beh, devo far pure... Scusa la figura, no? Tutto a posto, allora, tutto a posto, è una bella esperienza. Una bella esperienza, sì, la mia prima esperienza seguendo anche i ragazzi del basket, è una cosa veramente bellissima, un gruppo affettatissimo. Come si integrano Becirovic e Carraretto, che sono due giocatori, diciamo, con una carriera super, con un gruppo invece magari più giovane? Molto, molto bene. Con l'atteggiamento giusto? Molto, molto bene. Bene. Allora, Gabriele Novak, Maurizio Soffristi, buon lavoro al fianco dei ragazzi, accomodatevi pure nella panchina, grazie. Ma poi abbiamo mandato via Fratin, che si poteva sedere effettivamente. Vabbè, oh. Del resto è una presentazione che abbiamo fatto, proprio l'abbiamo organizzata in 2-3 giorni. Io tra l'altro ringrazio Alberto Bucci, che dopo verrà qui, perché mi ha incaricato di presentare questa serata, anche se molti gli avevano detto che sono uno straordinario conduttore con qualche difetto, eccetera. Però grazie, ringrazio ancora Alberto Bucci, ringrazio anche, già che ci sono, Checco DJ alla musica, Francesco Ferro che mi ha dato una mano all'organizzazione della serata, anzi una grande mano, e ovviamente il team di Teleromagna che sta riprendendo questa serata, che andrà in differita dei prossimi giorni. A proposito, non posso nascondere la mia personale felicità per il fatto che, come sapete, la Fulgo Libertas ha chiuso l'accordo come emittente ufficiale con Teleromagna, e quindi le telecronache delle partite di Forlì andranno tutti lunedì sera alle 23. Alle 23, dopo il bianco e il nero d'autore su Teleromagna, sono quelle telecronache, ve le ricorderete, molto posate, tranquille, molto, diciamo, all'insegna del fair play, confezionate da Riccardo Romualdi e tutti gli altri miei amici del sito Forlì Basket. E il martedì sera, naturalmente, ci saremo alle 21 con Panorama Basket. Ci auguriamo quest'anno, visto che c'è un legame molto stretto con la squadra, avremo veramente sempre ospiti della Fulgo Libertas, giocatori, tecnici e quant'altro. Molto bene, allora voltiamo pagina e andiamo a parlare del preparatore atletico della Fulgo Libertas. Forlì ha uno staff veramente di altissimo profilo sotto tutte quelle che sono le postazioni possibili. Con il preparatore atletico posso dirvi che parliamo di un grande professionista, perché classe 1962, dal 2009 al 2013 preparatore atletico dell'Olimpia Milano, la squadra di Armani, lo stilista preferito di Max Boccio. Nel basket ha lavorato anche a Novara e Roseto, però la cosa proprio veramente curiosa di questo uomo che vi sto per presentare è che è stato allenatore, al contempo preparatore atletico, dei Lions Bergamo di football americano, che hanno vinto con lui, hanno vinto 10 scudetti consecutivi, cioè con Siena in confronto ci siamo divertiti. Preparatore atletico della Fulgo Libertas 2014-2015, Massimo Andoni! Questo è un personaggio, lo dico. Eccolo qua. Buonasera, buonasera. Allora, per prima cosa, la fase difensiva la stai organizzando a modello football americano, mi hanno detto, vero? Con placcaggi e cose. Lascio fare al coach il suo mestiere. I Lions di scudetti ne hanno vinti 12 di seguito. E tanto per correggere. È tutto finito. Era giusto per rispetto ai Lions.
Per il resto, come sta andando il lavoro con questa squadra? Tu hai allenato a livello Eurolega, squadra da scudetto Milano, qui ti riparametri un attimo, un'attacca più giù, però immagino che l'approccio sia lo stesso. Beh, qui ho trovato un coaching staff di primissimo livello, io sono qui a dare il mio contributo per cercare di ottenere l'obiettivo che ci siamo proposti quest'anno. Il mio obiettivo, va bene, vengo da Milano, faccio il boy usha, come si suol dire, il mio obiettivo è vincere quest'anno senza star lì tanto a menare tanto. Oh! Allora, propongo Max Annoni come icona della campagna Abbonamenti. Voglio vincere subito, hashtag vincere subito. Beh, non è male. Sì. Effettivamente, ti volevo chiedere, anche qui la questione che ho affrontato con Gabriele prima, con Novak e Solfrizzi, preparatore atletico, però credo che tu debba modulare anche su Becirovic e su Carreletto, giocatori magari over 30 rispetto a diversi giocatori over 20, under 20 che hai, magari devi un pochettino modulare. Raccontaci brevemente come lavori, come ti stai organizzando. Ripeto, il lavoro è un lavoro di staff, di equipe, quindi con coach Pinelli organizziamo e gli altri assistenti organizziamo il lavoro in maniera che i carichi di lavoro siano adeguati per i singoli giocatori. Abbiamo una squadra molto eterogenea per esperienza, per età, per costituzione fisica, e quindi il lavoro è personalizzato. Si parla tanto di personalizzare il lavoro e questo qui è quello che effettivamente si può fare. Ci sono atleti che non possono e non hanno senso di sopportare determinati carichi, quello che va bene per uno non sempre va bene per l'altro, per cui c'è questa attenzione nei confronti dei nostri giocatori. Molto bene Max, accomodati pure con il resto dello staff. Io Lino, mi scuso, prima non ti ho fatto sedere, avrei dovuto farlo ma mi è sfuggito un attimo la cosa, quindi chiedo scusa a Frattin. Allora, step successivo dopo Massimo Annoni. Voltiamo pagina sotto tutti i punti di vista. A proposito di staff di primissimo livello, classe 1949, è il fisioterapista dei campioni. Cominciò a Forlì negli anni 90, passando in sequenza tutta quella che è stato il basket forlivese in quegli anni: Jolly, Filanto, Telemarketo, l'Italia, Carne Montana, ok? Poi proseguì alla Virtus Bologna e alla Mensana Siena. Alla Virtus la leggenda narra che Danilovic volesse farsi manipolare soltanto da lui e magari anche da qualche ragazza che capitava lì ogni tanto. Uomo della continuità tra le stagioni scorse e quelle attuali, il fisioterapista della Fugo Riberta, se lo sapete tutti, è Silvano Piazza. Silvano Piazza, oltre a essere cittadino benemerito di Dovadola, diciamo, cittadina dalla quale fa la spola tutti i giorni per venire qui a lavorare a Forlì, è anche una persona estremamente schiva e timida, quindi adesso sarà difficilissimo per me cavargli anche solo due parole. Ci sei? Come va? Come va? Come siamo ripartiti? Diciamo, come siamo ripartiti? Ripartiti bene, si lavora molto, si lavora bene, tutto ok. Tutto ok. Con Becirovic hai ritrovato i polpacci di Becirovic, intervistato da noi in prossimità del raduno al Globus, disse: io sono qui perché c'è Silvano Piazza che mi ha fatto tornare a essere troppo un giocatore. Buono. Troppo buono. Allora, collaborano con Silvano Piazza due persone importanti, che adesso andiamo a chiamare, il medico sociale Giampiero Valgimigli e la sua collaboratrice Selene Moschini. Eccoli qua. Allora, cominciamo da Selene. Selene, una parola se vuoi salutare il tuo pubblico e come procede questa esperienza col basket. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. E vedo che c'è un pubblico molto numeroso. E per me è la prima esperienza e per ora sta andando molto bene, mi sto trovando bene, quindi spero che... Speriamo che prosegua così. Ecco, esatto. Qua. Giampiero Valgimigli, allora, apri questa collaborazione con la Fugo Liberta, sei un uomo di basket a tutto tondo, anche una nuova franchigia Forlì è partita, che farà la Serie C,
sono i Tigers di Forlì, che può essere anche, voglio dire, no? Uno soggetto con cui la Fulgor Libertas potrà dialogare in futuro per i giovani, eccetera. Puoi parlarcene, hai facoltà di parlarcene un secondo? No, no, stasera parliamo di Fulgor Libertas, di questo bellissimo staff, okay, col quale sono onorato di collaborare, con Silvano e Selene e tutto lo staff tecnico. Quindi sono veramente contento di essere qui. Bene. E spero di dare il mio contributo. Ringraziamo Silvano Piazza, Selene Moschini e Giampiero Valgemini, potete accomodarvi. E allora, andiamo un pochettino adesso alla ciccia della stagione, proprio i protagonisti, quelli che vedremo in campo. Classe 1967, pur avendo soltanto 47 anni, ha una carriera, diciamo, cestistica piuttosto sostanziosa. Forlì lo conosciamo bene perché durante l'indimenticabile finale la serie con la Fortitudo, nonostante lui fosse dall'altra parte della barricata, fu esemplare per linearità, contegno, equilibrio. Non sbragò nemmeno un secondo e credo che al posto suo non era facile tenere, diciamo, a freno anche l'entusiasmo, perché insomma godettero quella sera, come si suol dire, a Forlì. Quindi è una persona, secondo me, già apprezzata a prescindere prima di partire, ma l'auspicio naturalmente è che si farà apprezzare per come manderà in campo la squadra. Il coach Alessandro Finelli! Sorpresona. Adesso lo sistemo io, Riccardo. Carrambata, aspetta che mi metto comodo. Voilà. Ah. Adesso lo sistemo io, Riccardo. Mi ha bloccato in un bar. In che bar eravamo? Paila. Come? Paila. Prego il responsabile del marketing di andare domani subito a prendere un LED dal Paila, per cortesia. Okay, Paila. Mi ha bloccato, è andato a prendere una cosa in macchina, è uscito con questo DVD, Win for Life. Qualcuno applaude, ma non tutti sanno di cosa si tratta, quindi cercherò di illustrarlo. Mi ha subito detto: guarda coach, già ci stai un po' antipatico per la roba della Fortitudo. Adesso ti faccio vedere quello che capita a Forlì quando le cose vanno bene. E mi ha parlato, mi ha dato questo DVD e mi ha parlato della stagione 89-90. 89-90. Corrado, dov'è Corrado? '89-90 con Corrado. Beh, ho allenato anche la Virtus, poi. Scusate. BSL San Lazzaro e Girozzano li lasciamo fuori, però. BSL lasciala perdere, che ci hanno preso un ragazzo del 99, sì, che poteva allenarsi con noi in questo momento. Vabbè, comunque sono entrato nel clima e mi ha fatto vedere quello che è capitato 24 anni fa al casello di Forlì, con Corrado, con Mentasti, con Dean Garrett, con il coach Virginio Bernardi, e mi ha introdotto in quello che è l'ambiente forlivese. Poi ci ha messo il carico Raffoni, che mi ha parlato delle partite col tutto esaurito, 5.005, però 5.005 diciamo sulla carta, ma in determinate gare, una in particolare contro Bologna, 6.005, e mi ha dato i numeri esatti dei vari anelli. Quella è la sua specialità, quella è la sua specialità. E quindi siamo, diciamo, dentro la realtà in questo momento. Bene. Sei a lavoro con una squadra, come dicevamo anche prima con Frattin, ancora incompleta. Quanto ti pesa il fatto di non avere ancora tutto il roster a disposizione, fermo restando che il campionato è lungo e se il campionato si vince eventualmente a giugno, se proprio ci vogliamo disturbare in tal senso? Ma direi che tutti qui a Forlì sanno che questa è una stagione particolare. È importante non raccontarci le favole, perché tutti quanti siamo persone coi piedi per terra. Forlì viene da una retrocessione, è passata un'estate turbolenta con Alberto e Lino
e la proprietà ci siamo ritrovati all'inizio di agosto, è 30 giorni che lavoriamo, sappiamo che partiamo un po' in ritardo rispetto agli altri, ma con la carica, con la gioia di sapere che quest'anno il basket a Forlì ci sarà e soprattutto che... E soprattutto che abbiamo la fortuna, poi avrete tempo per conoscere i giocatori, abbiamo la fortuna di avere dei giocatori in questa stagione che possono dare tanto a chi ama la pallacanestro e possono insegnare tanto a tutti i giovani, che sono tanti, che praticano la pallacanestro e che possono essere un bellissimo esempio di leadership, di cosa significa giocare dentro a una squadra. Poi li conoscerete, ma non c'è bisogno di grandi presentazioni. Io sono orgoglioso di allenare un gruppo di questo tipo che ancora è incompleto, ma già il fatto di avere dentro questo gruppo giocatori di esperienza che hanno vinto tanto, e li conoscerete, Marco e Sani, solo per fare due nomi, ma potrei aggiungere Zizic, che deve ancora arrivare, che ancora dobbiamo conoscere, che sanno come, che questi giocatori sanno cosa serve per vincere, ma sanno anche che si perde e sanno anche rialzarsi dopo una sconfitta, e sanno, e noi dello staff lo stiamo toccando con mano ogni giorno, cosa serve per allenarsi bene. Questo per me quest'anno è importante, perché questa squadra avrà due caratteristiche, due, può vincere o perdere, questo lo scopriremo, ma è una squadra che avrà un'identità a livello di chimica, di persone, di sbucciarsi le ginocchia, di stare insieme, perché sono così le persone del gruppo, e sarà una squadra che giocherà a pallacanestro, che significa che saprà passarsi la palla. E aggiungo, abbiamo la fortuna quest'anno, sicuramente anche negli anni passati, ma io sono arrivato adesso, di avere uno staff di alto livello. Io ho la fortuna di avere dei collaboratori di alto livello, persone serie, selezionate non da me, ma da Lino e da Alberto, persone serie che amano Forlì e molti di loro hanno giocato a basket ad alto livello. Uno lo incontrerete. Lo chiamiamo? Chiamiamolo. Chiamo io? Chiamo io. Tutti e due. Devi presentarli per bene oppure... Allora, vai, fammi la presentazione. Io racconto chi sono e tu li chiami. Vai. Ok? Al fianco di Finelli, i due collaboratori, cominciamo col vice classe 1976, lo scorso anno, head coach sulla panchina della Costa, Imola, Alessandro. Federico Vecchi. È di Bologna anche lui, eh? No, Imola, scusate, Imola. Bologna. No, Imola niente. Se volete massacrarlo è qua. No, a questo punto chiedo a Frattin se c'è un posto per Myers, così proprio li abbiamo presi tutti. Frattin, Myers lo prendiamo, no, perché a questo punto voglio dire, ecco, no, meno male, va. Prima di presentare l'altro mio assistente. Intervistalo, tanto io ho finito per stasera. È importante che sappiate che questo è un team, è il primo team, quello che è già al completo, la squadra dei giocatori non è ancora al completo. E io la chiamo la squadra invisibile. Perché la squadra invisibile? Perché non va in campo alla domenica. Alla domenica ci vanno i nostri giocatori, di cui ci innamoreremo. E è invisibile perché è quella che lavora dietro le quinte, che non si vede ma che dà un grande contributo. E abbiamo persone, professionalità di alto livello, e molte le conoscete. E adesso, per completare questo staff, introduciamo... Il secondo? Allora, questo non ha bisogno di presentazioni, già per... Oh, oh. Allora, già terzo allenatore...
dell'Olitalia di Melillo e Nicolai, quindi nella peggiore delle ipotesi è un amuleto per tutti alla Pantera, che ha fatto sognare generazioni di appassionati forlivesi. Rob Griffin! Alessandro, lo schema è questo: tu presenti e io alleno, capito? Ecco, è con orgoglio che dico che vogliamo fare qualcosa di serio, facendo errori, però con la capacità di appassionarci e di dare il meglio di noi. Questo è quello che ci è stato chiesto e l'obiettivo è, perché nessuno poi parla di obiettivi, noi vogliamo entrare nei playoff, abbiamo giocatori che hanno vinto. Vogliamo entrare nei playoff e vogliamo a fine aprile essere al meglio di noi stessi per giocarcela. Questo è l'obiettivo. Grazie ad Alessandro Finelli. Rod, una parola. Aspetta, c'era qualcuno che mi faceva vola basso, la signora. Ecco, questa è la saggezza romagnola che voi sburoni bolognesi non conoscete. Rod, vieni, vieni. Dai, saluta qua. Facciamo un Rod, superstar, Rod. Rod, sei tornato nella prima squadra cittadina a diversi anni di distanza dall'esperienza Olitalia e speriamo in un epilogo simile, diciamo così. Speriamo, noi ci metteremo tutto, l'ultima esperienza è stata positiva, questo sono sicuro con lo staff che abbiamo, i giocatori che abbiamo, perché i giocatori sono super. Io ripeto quello che ha detto Alex, speriamo che arrivano gli altri per completare la squadra e noi ce la metteremo tutta. Bene, grazie Rocco. Federico, una parola, come sta andando? Malissimo, immagino. No, molto bene. Vieni qua che così ci fa la foto. Molto bene, come ha detto Alex, qui c'è grande attenzione allo staff. Questa per noi è veramente una grande motivazione per dare il meglio, oltre alla piazza che come si vede anche oggi è molto calda. Vai. Cercherò di far perdonare ai ragazzi il fatto di essere di Bologna e daremo tutti il 100% per raggiungere gli obiettivi che hai detto Ale. Bravo Federico, Ale. Tanto togliamo, sto galletto, lo mettiamo qui da una parte. Ecco così. Ecco qua la squadra, senti là, stanno facendo l'H come la Nuova Zelanda. Allora cominciamo alla grande con un giocatore veramente sostanzioso. Torna nella città dove è nato, cresciuto e si è affermato, dopo aver scelto di andare fuori per crescere e migliorarsi, ora torna con l'obiettivo di essere protagonista, smentendo il demo profeta in patria. Classe 1987, guardiala di 195 centimetri, il capitano della Fulgor Libertà, Matteo Frassinetti. Scusami, ma è 3 mesi che non cantano e non ci stanno più dentro. Allora, vai, a ruota libera, sei tornato in pista, sogni, immagino, una stagione da protagonista con la maglia biancorossa.
Sì, risogno momenti che ho vissuto qui, proprio l'ultima volta che ho calcato questo parquet, perché tutte le volte che ho giocato qua d'avversario avevo un infortunio, forse ne ho giocata una, ma il campionato l'avevamo già vinto con Reggio Emilia. È vero, mi ricordo, l'ultima giornata, sì, 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 no, mi ricordo indelebilmente quelle emozioni che ho provato. Grazie. E spero vivamente di... Il clistere gentilmente offerto da Alex Finelli, sì, sì. E da Malaventura, vabbè. Di riuscire a viverle quest'anno e il prossimo. Che gruppo sta prendendo piede? Il gruppo è fantastico, alcuni di loro già li conoscevo, sono ragazzi veramente splendidi, già dal primo giorno hanno messo sul piatto come prima cosa la disponibilità. Venivamo comunque da, probabilmente l'avranno già detto, da un'estate abbastanza turbolenta, ma la voglia, lo spirito, l'entusiasmo che ci hanno messo questi ragazzi in questi giorni in allenamento, nonostante milioni di difficoltà, è incredibile. Questo mi rende molto orgoglioso comunque che questo tipo di ragazzi siano qua a Forlì. Facciamo un... vai. Facciamo un fioretto per una promozione in A1, così casomai, Fioretto, così non l'avevamo preparata, lo prendo proprio di controbalzo. Tagliati il pizzetto, mi sembra banale, dai. Vabbè, i capelli non li ho, perciò che tagliare quelli è impossibile. Alza la cresta, non è ritenuto. Anche lì ci facciamo poco con i miei, tranquillo. Non lo so, un fioretto, non lo so, secondo me ci sarebbero... Non so, no, un giro per Forlì con una macchina cabrio in mutande, lo so, una roba proprio pittoresca. Ci può stare, dai. Ci può stare, in mutande? Facciamo un perizoma, perizoma è meglio, perizoma. A posto, Capitan Frassinetti, bentornato a Forlì, grazie. Un applauso Matteo. Allora, facciamo un giretto tra i ragazzi, diciamo, teoricamente, che poi sono discorsi solo teorici, nelle seconde linee della squadra, ma poi voglio dire il basket ci insegna che qualche volta si parte in seconda linea e si chiude da protagonisti. Allora, classe 97, è un pivottone alto 198 cm, cresciuto a Brescia, il responsabile del settore giovanile della Fugo Libertas, Maurizio Marinucci, se l'è voluto portare con sé in Romagna, il giovane Stefano Saletti. Allora, innanzitutto mi segnala il capitano che in una grave mancanza di rispetto non gli hai dato il 5 e questo ti costerà le paste lunedì, tanto per cominciare. Poi, se non mi meni, perché vedo che ti volevo chiedere se puoi fare il fioretto in caso di promozione, tagli la barba. Si può fare? Certamente, ci mancherebbe. Questo è altro per un campionato vinto. Come ti trovi in questo gruppo, Stefano? No, ottimo. Il clima in allenamento è sempre super, compagni disponibilissimi ad aiutarti, staff ottimo. Tra un po' arriva Zizic, che è grande, grosso, tra l'altro è anche un po' incazzato perché è un anno che fa da sacco delle botte in allenamento per Skorzanidis, che è un giocatore di 150 kg. Adesso dice, lo Skorzanidis lo faccio io, e Zizi ce lo fa Saletti, mi ha detto. A parte gli scherzi, arrivano le sportellate, tienti pronto. Saluta il tuo pubblico. Buona serata a tutti. Grazie a Stefano Saletti. A volte succede che si pescano dei giocatori dalle minori e quei giocatori si dimostrano capaci di essere all'altezza anche di palcoscenici che magari prima di allora non avevano mai calcato. Allora parliamo di questo classe 1984, 205 centimetri, lungo, argentino di nascita ma italianissimo di passaporto, come detto veterano dei campionati minori, dopo la solita stagione dell'anno scorso a Pescara in DNB dove faceva 12+7, Forlì gli dà l'opportunità di testarsi a più alto livello. Marcelo Dipp. Vai. Salutare tutti e mi raccomando Frassinetti
Gentilmente a questi due personaggi minori che sono arrivati adesso di mettersi un attimo da parte, che non contate niente voi, per favore state lì da una parte, perché sto parlando con Deep, quindi io non so chi, ma chi cazzo sono questi due qua, chi sono? No, lo so, non lo sapessi, ma lo so. Allora Marcello, due parole, ha rovinato tutto, vero che sono terribili. No, volevo solo ringraziare alla società che mi ha dato questa possibilità di stare con questi grandi giocatori. Io ce l'ho messa tutta e ce la metterò tutta fino all'ultimo giorno che mi danno la possibilità di stare qua, solo quello. Bene, molto bene. L'ultimo italo-argentino che abbiamo avuto qui è stato Toto Forrai, e beh, insomma, direi che la tradizione è buona. Mi scusi, lei, chiedo all'intruso se può un attimo venire, vieni su. Allora, intanto voglio dire, mi veniva da dire, si chiede permesso al padrone di casa, poi ho ragionato che il padrone di casa forse sei te, quindi ecco loro. Allora, intanto benvenuto. Sì, grazie. Se vuoi salutare qua il tuo pubblico, Max Bozzo! Come si dice, abbiamo voluto fare una sorpresa, io spero che sia riuscita. Vogliono l'Euroleague vogliono. Vogliamo l'Euroleague. No. Come ho detto una volta, pezzo per pezzo, mattone dopo mattone. Cosa sono venuto a fare? Costruiamo il palazzo, sono pur qua, dici. No, parla pure, Okay. Io adesso come Confinelli mi siedo 10 minuti almeno proprio. Cioè, allora, devo presentare io? Sì, no. Allora, sei carico qua? Allora, come sei? Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Allora, Antonutti è qui, quindi dopo ci parliamo. Insomma, ecco. Cioè, è in carne ed ossa, ti volevo dire. Oh. Allora, credetemi che... Ti è venuto a rapire a Reggio Emilia, quindi ti ha preso per un orecchio, vieni. Allora, credetemi che oggi pomeriggio mi stavano saltando le coronarie, però alla fine insomma è qua, ce l'abbiamo fatta, volevamo presentarlo stasera, anche se... Applauso per Michele lui. Antonutti! Sì, l'applauso per lui. Tra l'altro, Michele Antonutti, insieme a Frasso a Reggio Emilia 3 anni fa, la A2 l'ha vinta da protagonista giocando veramente alla grande, non solo l'ha vinta ma poi l'ha difesa ancora più alla grande in A1, quindi dando sostanza a un progetto. Tu sei il nostro, come dire, il nostro dizionario a cui ricorreremo per sapere come si fa. Intanto se vuoi prendere il microfono e salutare i tuoi nuovi tifosi. Ringrazio intanto per l'accoglienza, mi ha fatto molto piacere. Sono un po' spesato perché sono qui da un minuto. È il fuso orario da Reggio Emilia, capisco, il fuso orario. Comunque, jet lag è tremendo. Ringrazio tanto per il calore, spero di sentire sempre tanti applausi così. Sarà così senz'altro, soprattutto se farai tanti canestri prenderai tanti rimbalzi, questo te lo anticipo. Allora Max, il palafiere è casa nostra, siamo a posto, abbiamo sistemato tutto. Sì. Palafiere sì, casa nostra. Palafiere casa nostra. Io, come ho detto, ti ho fatto prima la battuta, e quello che chiedo è solo un attimo di pazienza, le cose da fare sono tante, le stiamo facendo, però insomma penso che i risultati si stiano vedendo. Sulla pazienza siamo tutti d'accordo, mi raccomando le prossime scadenze però prendimele un attimo in anticipo per cortesia, proprio 3-4 giorni prima, ma per star sicuri, capito? A scanso, ecco, io, sì. Tu pazienza va bene, però quando c'è una scadenza, quei 3-4 giorni prima, ecco. Sai che la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi, quelle robe, ecco, quei discorsi lì, bene. Max Bozzo!
Comunque, ragazzi, comunque vada, cioè, personaggio totale, assoluto, non c'è storia, cioè, comunque vada, è un personaggio veramente incredibile. Allora, chiamo, scusandomi con i ragazzi là di dietro, i poveretti che saranno distrutti, giocatorino interessante che per anni ha incrociato ai tempi della B1, tanti, troppi anni della B1, i suoi destini con la Fulgor Libertas, è un lungo dotato di buona tecnica, l'anno scorso a Ferrara, fino alla finale in Silver, sta dando una grande mano qui a Forlì, che potrebbe, forse, vedranno adesso i nostri amici qui, decidere di continuare ad avvalersi anche durante l'anno delle sue prestazioni. Classe 1986, pivot 2,2 m, Davide Andreaus! Vai da Frassinetti che si incanta, Frassinetti. Rapidamente perché stiamo andando spaventosamente lunghi. Allora, come va, tutto bene? Il ritiro, preparazione, come ci troviamo? Ah, benissimo, benissimo. Per adesso bene, stiamo lavorando bene e continueremo a lavorare bene. Lavoriamo sodo, lavoriamo duro. Tu hai un procuratore che è forlivesissimo, Andrea Ricci. Dov'è Andrea Ricci a proposito? Un applauso a Andrea Ricci, procuratore forlivese che porta alto il nome di Forlì anche in ambiti sempre cestistici ma leggermente diversi, dietro la scrivania. Niente, punteresti a rimanere qui oppure sei in una fase in cui valuti? Punteresti a rimanere qui. Forte e chiaro, Frattini è arrivato? L'hai sentito? Perfetto, messaggio ricevuto, ottimo. Dopo vai a firmare sulle 10:30, 11, ti aspetta in ufficio, accomodati pure. Allora, avanziamo nel roster, guardia di 1,95, classe 1994, cresciuto nelle file dei Crabs Rimini, ecco che abbiamo completato il famoso discorso di prima. In queste prime uscite ha dato ottime impressioni, sia da un punto di vista della grinta che proprio della capacità di stare in campo, di stare a questo livello. Lo salutiamo con un applauso, Lorenzo Brighi! Come l'hanno presa i tuoi amici a Rimini che giochi per Forlì? Come l'hanno presa? Cosa dicono? Sei andato da quei bastardi forlivesi. Beh, potevano prenderla meglio, però... Come va? Come ti stai trovando? Le prime impressioni sono state positive, mi sembra che il pubblico, che è già numeroso, è venuto amichevoli, ti ha applaudito perché hai mostrato segnali interessanti. Sì, no, qua è una grandissima esperienza, la mia prima esperienza in Gold. E ho modo di allenarmi con gente, con giocatori molto preparati e forti, e penso che possa servirmi a migliorare. Ottimo, ti aspettiamo in campo per minuti di qualità e di quantità. Grazie a Lorenzo. Spostiamoci sotto canestro, prospettone nel giro delle nazionali giovanili negli anni in cui era un giovane, alcune stagioni solidissime in Lega 2 con la maglia di Imola, soprattutto al Palacattani una domenica pomeriggio ci fece un mazzo tanto, qualcuno lo ricorderà purtroppo, lungo di 203 centimetri, classe 87, l'anno scorso era lo junior, alla Junior Casale Monferrato, Davide Bruttini! Allora, l'anno scorso a Casale Monferrato era una 2 discretamente ambiziosa, questa Forlì forse, se i nuovi si innestano bene, può esserlo altrettanto se non di più. Impressioni? Ma le impressioni sono sicuramente molto positive, insomma. Io parlo del lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso, nonostante tutte le difficoltà note a tutti,
direi che si respira un'area molto, molto positiva. Bene, siete pronti per il campionato? Adesso al di là degli innesti. Vi marcate con Saletti? Chi mena chi tra te e Saletti? Un po' di più io, dai. Un po' più te. Dai, ragazzo, forza, su di tono per cortesia. Bene, grazie, in bocca al lupo per una grande stagione. Davide Bruttini. Allora, nello sport c'è una parola che viene molto utilizzata, la continuità. Allora, la continuità con la stagione scorsa è qualcosa che andrebbe valutato con molta prudenza, diciamo così. Però se l'anno scorso c'è stato qualche bel lampo, c'è stato un giocatore che soprattutto nella prima fase della stagione si è veramente fatto valere alla grande, questo è quello che vi andiamo a presentare, che torna a Forlì per il secondo anno. L'anno scorso, bravi, bravi, un bel applauso. L'anno scorso, come detto. Aspetta, ma chi è che quello? Pozzo Antonuti, sta gente non sta mica al suo posto. L'anno scorso è stato anche convocato nelle nazionali sperimentali di Pianisani in classe 1992, Lorenzo Saccacci. Oh, così, a inizio luglio avresti pensato che saresti tornato a Forlì, così proprio di controbalzo? A inizio luglio no, mai, sinceramente no. Anzi, dicevi, meno male che sono andato via da quella piazza di arterio sclerotici, tutti contro tutti, che roba è, via, via, via. E invece... No, no, assolutamente, invece sono contento, ti dico, soprattutto perché quest'anno è tutta un'altra situazione. Gli obiettivi sono ben altri, quindi speriamo insomma di iniziare a gioire a Forlì. L'anno scorso hai fatto... Oh, giusto. L'anno scorso molti minuti perché avevi, diciamo, un ruolo di un certo tipo nella squadra, quest'anno la squadra è di altro tipo, i minuti forse saranno un pochettino meno, sei nell'ordine di idee di accettare serenamente qualche minuto in meno? Certo. Oppure ti dobbiamo aspettare con la baionetta che infilzi i finelli? No, 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 assolutamente. Okay. Beh, il mio compagno di reparto è Sani, che non ha certo bisogno di presentazioni. Io... È un giocatorino così, insomma, dai, non è male. Quindi tutto quello che vorrà il coach, a totale disposizione del coach, quando entrerò darò sempre il massimo. Ottimo! Vai Lorenzo, spacca tutto! Allora, la serata volge al termine. Se fosse una partita di campionato, qualcuno di voi incomincerebbe ad alzarsi per andare a prendere la macchina e non prendere il traffico. Poi il finale di partita, magari poi non vedono la fine e non sanno chi ha vinto. Bellissimo, mi piace un sacco. Grossi calibri, dicevamo. Da chi cominciamo? Vabbè, cominciamo da questo. Leonardo Criveto, Michael Nero, rispettivamente Criveto del 96-1-84, Michael Nero del 96-1-86. Ragazzi, scusatemi tanto, andate a salutare. No! Panchina, ma allora è un vizio questo, anche stasera in fondo alla panchina. Questi, vi siete abituati a questo ruolo, voi sarete protagonisti quest'anno, un paio di partite le deciderete voi. Saluta i tuoi tifosi, va là, Nero, va. Questo è il figlio di Saverio Nero, bomber della Fulgor di una quindicina d'anni fa, gran giocatore devo dire,
Tu rispetto a lui che caratteristiche? Tienilo perché io non ce la faccio più, avevo il braccio che mi fa male. Tu come hai caratteristiche simili al babbo, sei tutta un'altra roba? No, io diciamo che sono totalmente diverso. Totalmente diverso. Sì, lui aveva... Oh, ma l'importante è metterla dentro poi. Esatto. Criveto, impressione lavorando con questi giocatoroni qua? Esperienza immagino indimenticabile. No, sì, tutti giocatori fantastici, staff super. E ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. Mi sembra il minimo. Allora, si sono messi in fondo alla panchina, lo so perché, li hai abituati così. Allora, 7 scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppe. Qualcuno dirà, da seconda linea, no, magari con la puzza sotto il naso, però chi ha seguito il basket anche fuori da Forlì, ha visto qualcuna di quelle partite, sa che il giocatore che vi sto per presentare, molte di quelle partite importanti dove c'erano dei trofei in palio, ha fatto veramente canestri decisivi ed è stato veramente fondamentale. Grandissimo tiratore, uomo squadra, viene, come diceva Finelli, a insegnarci come si vince e come ci si rialza dopo una sconfitta, vero? Marco Carraretto! Marco, benvenuto. Allora, squadra che piano piano prende forma nel corso della serata. Tra un quarto d'ora arriva Ebbot e verso le 10:30 Zizic dalla Croazia direttamente in macchina, ma resti tra me e te. Detto questo, che squadra sta prendendo forma e come ti stai trovando? Ma mi sto trovando benissimo, è un gruppo che sta lavorando tanto. Chiaramente, come hai detto tu, non siamo ancora al completo, però chi ben comincia a metà dell'opera. Se questi siamo riusciti a fare tante cose buone finora, speriamo poi di poter fare un salto di qualità quando riusciremo a completare l'organico. Prima abbiamo detto... Il tuo coach prima ha parlato del fatto di giocatori che possono insegnarci a vincere, ma soprattutto a rialzarsi dopo una sconfitta. Devo dire che tu con le sconfitte sei stato abbastanza cauto negli ultimi anni, devo dire. Sei più abituato alle vittorie, ma come ci si allena alla vittoria, come ci si allena a rialzarsi dopo una sconfitta? È una domanda proprio semplice di quelle che si risolvono in una battuta. Ma credo che alla fine la partita sia solo lo specchio di quello che è stata la settimana d'allenamento, quindi se riusciamo tutti a mettere giorno per giorno in campo il 100% quelle che sono le nostre possibilità, credo che poi alla fine la domenica sarà solo il risultato del lavoro che ci portiamo dietro durante la settimana. Sei pronto? Mi raccomando, c'è tutto questo lato di parafiera che si aspetta la dedica dopo ogni canestro da 3 punti e speriamo che siano tanti, giusto? Sì. Grazie mille, grazie a Marco Carraretto. Siamo quasi in fondo, allora... Qui parliamo di un giocatore che riprende, secondo me, ma credo oggettivamente, il filo dei grandi campioni che sono venuti a Forlì. Credo che più o meno tutti, a prescindere dall'età, sappiano di McAdoo, di Sugar Richardson, di Kenny Williams, di Bonamico, grandissimi campioni che sia pure nel finale di carriera sono venuti... Chi anche? Chi? La Riviera. Sei andato indietro te però, Tipo Barriviera. Vabbè che ha visto Pinasco, allora dici anche Barriviera, giusto? No, è un grande giocatore, ha giocato da giramondo totale. Virtus Bologna, Novo Mesto, Varese, Fortitudo, Panathinaikos, Roma, Milano, Mosca, Treviso, Sassari. L'anno scorso è andato in Iran perché tutto questo non gli era bastato. Un Eurolega, 2 campionati greci, 2 campionati sloveni, 1 Coppa Italia. E magari chissà, 1 A2 Gold, play guardia alla piccola, fate voi, 1,96, classe 81, lo facciamo presentare al capitano, dai, dillo te, via, proprio con enfasi. Vai. Sani Begirovic.
Queste pappardelle di squadre che hai, queste città, questi fiori di città che hai passato, che hai vissuto, dove hai vinto, hai fatto, ti sei divertito. Ma perché a Forlì? Proprio il l'ombelico del mondo. Perché? Perché quello lì alla in fondo, pelato, ecco, quello lì, mi ha chiamato. Non avevo di meglio da fare, dici. Infatti, cosa stai facendo? Niente, dove sei? Pinarella di Cervia. Ah, va bene. Vorresti venire a fare un anno qui con noi? Perché no? Perché no? Semplice. Becirovic, ma chi, eri tu a Pinarella o lui era Pinarella? Ero io. Era Pinarella. Era una sera allo Sciacchi Macacchi a ballare, capito? Era a ballare in discoteca la sera. Allora, beh. Tante squadre hai visto, tanti ritiri hai fatto, dai, dici che si respira un clima corretto, il clima giusto, perché qui c'è veramente una città che spera di vivere un campionato finalmente da protagonista, perché ce lo meritiamo, dai, diciamocelo anche, dai. Abbiamo raspato, ci siamo estenuati anche tra di noi, è il momento proprio, vogliamo godere, dacci una mano per favore, Sani, aiutami tu, va là, per favore. Ma penso che tutti quelli che sono usciti prima di me vi abbiano detto questa cosa, che dal primo giorno che ci siamo trovati c'è un grande feeling tra di noi, sia staff che è stato eccellente, che i giocatori qua alla mia sinistra e poi quelli due lì che non so perché sono in tribuna, veramente ci siamo messi da fare dal primo giorno e spero che tra un po', anzi tra un po', ve lo dimostreremo anche in campo, che c'è un gruppo unito che cercherà di fare meglio al massimo tutte le sere. Grazie. Molto bene, grazie Sani. Un applauso per Sani Boy. Allora, visto che con Carrarette Becirovic siamo andati violentemente sul hashtag vincenti, come si suol dire, l'ultima persona che vi presento prima di liberarvi è una persona che da un punto di vista dell'attitudine alle vittorie non ha veramente nulla da invidiare. Da allenatore ha vinto 3 scudetti con la Virtus Bologna, il primo dei quali celebre, quello della Stella, 4 Coppa Italia, 3 volte allenatore dell'anno, 7 promozioni dalla Serie B alla Serie A2, dalla 2 alla 1, 7 promozioni sono da fare. Da qualche anno è anche allenatore dei master, dei vecchietti terribili della nazionale. Ha deciso di mettere tutta la sua esperienza, la sua umanità, le sue conoscenze in questo nuovo corso di Forlì. Alberto Bucci. Allora, meritato. Meritato perché, e poi ti lascio la parola, Alberto Bucci. Tutte le mattine, da alcune settimane in qua, parte da Rimini, lascia a casa piccoli e grandi problemi, qualcuno nemmeno trascurabile, ma li lascia a casa per concentrarsi, anima e corpo, e dare tutto a se stesso per riportare in alto la pallacanestro forlivese. Noi di questo non possiamo far altro che ringraziarlo. Grazie, grazie a tutti. Passi dietro. Io sono felice di essere qui, perché quando Max e sua moglie mi hanno chiesto una città dove si potesse fare della pallacanestro ad alto livello
e avesse un pubblico adatto per poter fare una grande pallacanestro, io gli ho detto Forlì e penso di non sbagliare. Sono venuto tante volte e ogni volta c'era un palazzo pieno, meravigliosamente, anche se era un pubblico avverso normalmente, perché ti fa la sua strada, però c'era qualcosa di vero e questo per me era importante. Devo dirvi che quello che ho sentito dai ragazzi e dallo staff, l'ho visto. Sono stato in ritiro e credetemi, è difficile vedere un bellissimo rapporto in così breve tempo, spontaneo. Loro sembra che si sia raccontato, che tutti dicono che come stanno bene, come sono bravi, sembra quasi un libro. È così, sono veramente bravi, è bravo lo staff, sono bravi i medici, bravissimo il preparatore atletico che lavora molto bene, riesce a fare capire ai giocatori quanto è importante lavorare. L'ho visto lavorare ed è sicuramente una persona di ottimo livello e di grande livello. Voglio ringraziare Solfrizzi che mi ha dato la disponibilità immediata di venire. Sono contento che c'è Rod nello staff, perché è stato un mio giocatore a Livorno e abbiamo goduto insieme tanti belli risultati e lui è stato importante. Mi sono portato dietro Frattin, è stato 8 anni il mio vice. Gli ho detto: Lino, smetti di allenare, che è un mestiere difficile e poi c'è sempre da litigare. Guarda Vecchi come ti guarda, scusa. Guarda come ti guarda lui. Gli ho detto: aspetta che faccio il dirigente anch'io, sta pensando. Vieni, voglio che tu fai il direttore tecnico, segui la squadra, stai vicino allo staff tecnico, stai vicino a tutti i giocatori, fai il filo d'unione con il settore giovanile, dove ho portato Marinucci, che è stato mio vice allenatore, ma è molto bravo nel settore giovanile, e questo credo che per me era molto importante, costruire prima un grande gruppo. Poi mi è venuto in mente che quando iniziavo una stagione, se ero in una squadra nuova, giravo per la città, cercavo di conoscere la gente, dove ero, cosa succedeva, perché la cosa più importante è il senso d'appartenenza della squadra alla città e dalla città con la squadra. Credo che sia la cosa più importante. Voi capirete che se c'è questo, è bello con gli amici andare a una festa ed è molto facile. È più difficile trovare un amico che è malato all'ospedale. Quando non gireremo bene, abbiamo bisogno del vostro calore, del vostro applauso. I giocatori in campo, ricordatevi, quando sbagliano canestro, sono i più tristi di tutti. Quando una cosa non viene bene e l'hanno provata, sono tristi, provano a fare un passaggio e va fuori, gli dispiace. Un giocatore, un pubblico lo praticare se non corre, se non difende. Ma se un giocatore ci dà, se sbaglia un canestro, ha bisogno di un applauso. E questo è molto importante, che durante l'anno lo sappiate, nei momenti difficili voi vicini a loro sarete importanti. Bene. Io voglio finire con una cosa, scusami. No, io. Questa è la squadra. Stasera Boccio mi ha fatto uno scherzo, dopo mi fa incazzare, perché tutt'oggi abbiamo corso dietro nel sperare che venisse, non sapevo niente, è arrivato lui, sono felicissimo. Adesso scherzo anche. Però, sto scherzando, però questa squadra che questi allenatori allenano, che il Presidente ha fatto quei soldi e che insieme a Lino abbiamo cercato giocatori anche ottimi dal punto di vista umano. Non abbiamo preso solo bravi giocatori, abbiamo cercato giocatori ottimi dal punto umano e vi posso dire che degli errori qui ce ne sono pochi. Questa squadra che abbiamo fatto noi insieme al Presidente, da stasera è la vostra squadra. Questi giocatori sono vostri e le cose vostre vanno difese. Dovete volergli bene nei momenti difficili, perché se gli volete bene vi daranno il massimo. Non dimenticatelo, sono i vostri giocatori, non sono più nostri. Vogliategli bene, perché se gli volete bene sicuramente faranno grandi cose.
grazie a tutti per il calore e per l'affetto che avete dimostrato. Grazie. Molto bene. Un applauso ancora a Fulgor Libertas 2014-2015. Abbonamenti, biglietteria Palafiera tutti i giorni dalle 17 alle 20 e il sabato mattina. E le partite verranno trasmesse su Teleromagna il lunedì sera alle 23 dopo il bianco e il nero, e appuntamento tutti i martedì sera con Panorama Basket e a rotazione ospiti, giocatori e staff. Vi ringrazio per l'attenzione, buonanotte a tutti, grazie!